Leggo per chi vuole seguire Giovanni 3, da 3 a 7. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato nella carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Lo leo en este momento en español, el mismo versículo que se encuentra en Juan 3, 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Posto. Ho pensato a questo testo di Giovanni, un testo che non lascia scampo a nessuno, neanche uno come Nicodemo. Gesù dice: se un uomo non è nato di nuovo, non può entrare nel regno dei cieli. E conclude: bisogna che nasciate di nuovo. Paolo, ai Galati, ribadisce con una parola altrettanto forte, che coinvolge tanti aspetti: poiché tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quel che importa è essere nuove creature. Io questa mattina voglio riflettere con voi su questo tema. È un tema estremamente delicato, è un tema radicale, è un tema senza via di ritorno, e per questo voglio, prima di aprire la Bibbia con voi, voglio chiedervi di chinare il vostro capo e vi invito a una personale, silenziosa richiesta, preghiera a Dio, ognuno di noi singolarmente in silenzio. Amen. Tutti sappiamo, tutti abbiamo sentito almeno
una qualche volta predicare sulla nuova nascita. È uno di quei temi per cui le idee che circolano sono tante. Qualche tempo fa mi è stato chiesto di presentare una conferenza sul tema della reincarnazione. Lo stesso Presidente d'Unione mi ha chiesto di scrivere uno studio sulla reincarnazione. E ci ho riflettuto. E il testo che Gesù dice, la parola che Gesù dice a Nicodemo, è usata dai reincarnazionisti per sostenere la necessità della reincarnazione. Lo usano assieme a un altro testo, ma molto meno chiaro di questo. Vedi, c'è bisogno della reincarnazione. Gesù parla di nuova nascita, non parla di reincarnazione, però viene utilizzato. Per altri la nuova nascita è il battesimo. Sei battezzato, sei nato di nuovo. Ma Gesù non dice che bisogna nascere d'acqua soltanto. Dice, se uno non è nato d'acqua e di spirito. Per altri la nuova nascita è fare una profonda, emozionante esperienza. Ho avuto a che fare per diversi anni, soprattutto in Sicilia, con pentecostali, e loro sinceramente credono che il segno della nuova nascita è il cominciare a parlare in lingue. E una sorella di chiesa pentecostale un giorno mi ha cercato, dopo aver sentito un programma che tenevo alla radio di Catania, e mi ha chiesto di poterla visitare. Sono andato ed era disperata perché lei non riusciva a parlare in lingue. Se un uomo non nato di nuovo non può entrare nel regno dei cieli. E Gesù dice questa frase molto chiara, molto categorica, non a un qualsiasi personaggio, a Nicodemo. E Nicodemo, sapete tutti bene, era un personaggio di primo piano a Gerusalemme. Era uno di quegli uomini che probabilmente avremmo voluto avere fra i leader della nostra Chiesa. E Gesù conosceva bene chi era quell'uomo, non soltanto perché lui sapeva, dice il testo di Giovanni capitolo 4, cosa c'era dentro l'uomo, ma perché era un personaggio in vista, era una persona molto attiva, era una persona benestante, era un teologo. Dice, tu sei maestro in Israele, non sai queste cose. E la parola maestro è tradotta da rabbi, rabbino, un teologo. Era una persona che credeva di essere a posto perché era membro della giusta chiesa. E c'è anche chi pensa che per il fatto che ha cambiato chiesa, è diventato membro della vera chiesa, è a posto, è nato di nuovo. A Nicodemo, Gesù, puntandogli il dito, quella sera forse c'era il lume della luna, non c'erano luci per le strade. Sì, in qualche parte centrale della città c'erano dei lumi a olio, ma Gesù viene raggiunto da Nicodemo nell'ora in cui Gesù si ritirava in un luogo deserto per pregare. Aveva seguito, aveva cercato in qualche modo di capire i movimenti abitudinari che Gesù faceva per andarlo a visitare di notte. E là dove era, probabilmente c'era soltanto la luna che poteva dare qualche possibilità di vedersi. Se un uomo non è nato di nuovo, bisogna che lo faccia perché non può entrare nel regno dei cieli. Nicodemo risponde con delle domande. La prima domanda mostra tutto il suo imbarazzo. Ma com'è possibile che un uomo rientri nel seno di sua madre? La seconda volta fa una domanda più diretta, come possono avvenire queste cose? E Gesù, dopo aver risposto, se un uomo non è nato d'acqua e di spirito, Gesù, Nicodemo, gli dice come possono avvenire queste cose? Allora Gesù gli dà una duplice risposta. Una risposta che un giudeo rabbino poteva conoscere,
capire. E un'altra risposta che è diretta a tutti e può essere utile da capirsi anche per noi. Anche la prima. Infatti voi sapete che la prima risposta che Gesù dà, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato. C'è una possibilità di duplice significato in questa frase. Bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato, bisogna che sia esaltato. Ma l'esempio che Gesù usa, quello del serpente nel deserto, che era elevato sopra una specie di pertica con un T alla fine, con un legno dove il serpente venne arrotolato, così sono stati dipinti dalle tradizioni questo episodio, può mostrare Gesù innalzato sulla croce. E Gesù dà questa prima risposta, che non è una risposta semplice, non è una risposta facile da capire. Anche perché l'episodio del serpente nel deserto non è un episodio facile da capire. Però in quel deserto o si guardava quel serpente o non c'era scampo. Era l'assurdo di una risposta che si voleva chiara, ma il popolo di Israele o guardava o moriva. Per cui la soluzione potrebbe essere o la croce di Gesù o non c'è salvezza. Però subito dopo Gesù dà una risposta ed è un testo che tutti conosciamo molto bene. È stato uno dei primi testi che mia madre mi insegnò quando al lume della Bajur mi leggeva il Salmo 23 e mi leggeva questo testo, il testo più conosciuto del Nuovo Testamento per molti, soprattutto per gli evangelici. Non vi dico neanche il versetto perché lo sapete, però ve lo leggo perché è bene che ce lo ripetiamo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo. Lo recitiamo assieme a voce alta? Ve la sentite? Proviamo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Non vi scandalizzate se vi ho fatto recitare a memoria un testo. Ho visto che in tante parti del mondo dei brani come questi si invita l'assemblea a leggerli assieme. Questo testo noi lo abbiamo letto tante volte isolato, perché il testo ha in sé un messaggio anche se isolato. Voi potete leggere questo testo senza il contesto e capite che c'è qualcosa di grande in questo testo. Ma questo testo è la risposta che Gesù dà a Nicodemo. Tant'è vero che dopo Nicodemo non ribatte più. E vediamo dal seguito della storia dei Vangeli che Nicodemo ha capito qualcosa, è cambiato qualcosa nella vita di Nicodemo e più di una volta prende posizione contro la maggioranza perché ha capito, forse non tutto, di cosa sia, di quanto sia importante Gesù. Però nonostante il testo sia semplice, sia semplicissimo, credo che abbiamo bisogno di capire qualcosina in più sulla nuova nascita. Chiunque di noi ne ha bisogno. E io questa mattina, c'ho ancora un po' di tempo, vorrei cercare di condividere con voi alcuni concetti in rapporto alla nuova nascita. È importante che li conosciamo e non pensiate che siano scontati, perché non è niente di scontato. Anche perché se Gesù lo dice con tanta forza, bisogna che nasciate di nuovo, è evidente che qui Gesù vuole dare un messaggio chiaro che poi adesso leggeremo nel Vangelo in tanti altri episodi. Prima considerazione, ripeto, non è un cambiamento di religione, non è un comportamento etico, non è la certezza di far parte della vera Chiesa, non è aver fatto il rito del battesimo, che è importante, però non è la garanzia,
è qualcosa di più. Leggiamo alcuni testi. Il primo è nell'epistola di Paolo ai Corinzi, la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Seconda Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Mi sembra facile questo testo? Questo testo potrebbe metterci in difficoltà, perché questo testo dice che la nuova nascita purtroppo non ha in noi nessuna possibilità di autorealizzazione. Nessuno può nascere da se stesso, e questo è valido in natura. Nessuno può autorigenerarsi. La conversione di cui si parla molte volte anche attraverso i media non è quello di cui si parla qui. Sì, è vero, persone hanno cambiato la vita. Ho conosciuto e parlando con alcuni che hanno lavorato nelle carceri, io sono stato poche volte quando ero a Roma nelle carceri, ho conosciuto anch'io a Roma, nel carcere di Rebibbia, delle persone che avevano fatto una esperienza di rinnovamento. Si sente parlare di pentiti, e ci sono dei pentiti di mafia, per esempio, che alla luce di quello che è stato poi il seguito della loro vita è stato un vero pentimento. Tommaso Buscetta è stato uno di questi. Ma qui Gesù dà un'altra, la scrittura dà un'altra risposta. Per essere nuove creature bisogna essere in Cristo Gesù. Perché non è qualcosa che io posso gestire, alimentare, produrre, promuovere da me stesso. È soltanto qualcosa che viene da Dio. Tant'è vero che il testo che Gesù, che è stato letto prima, se uno non è nato da alto, alcune traduzioni non dicono nato di nuovo, nato da Dio. Chi è nato da Dio, lo dirà Giovanni nelle sue epistole più di una volta. La nuova nascita è un procedimento che deriva da un'esperienza, da un incontro con Dio. Prima risposta. Seconda risposta, sempre in questo testo abbiamo qualcosa in più. Parla questo testo, i versetti successivi dice che ci ha dato il ministero della riconciliazione, di essere riconciliati con Dio. La nuova nascita è in qualche modo, non in qualche modo, è una riconciliazione con Dio. E il contesto lega la riconciliazione alla nuova nascita e dice siamo perciò diventati ministri di riconciliazione. Dice alla fine di questo capitolo di Prima Corinzi, capitolo 5, dice colui, e questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ha posto in noi il ministero della riconciliazione. Se noi vogliamo aiutare gli altri a vivere una vita nuova, non si tratta di dare delle indicazioni etico-morali, di impegno sociale, civile, politico, di impegno morale, ma di riconciliare gli uomini con Dio. Andiamo a leggere altri testi. Un altro testo molto interessante sulla nuova nascita è sempre dell'Apostolo Paolo, ce ne sono tanti, ne leggiamo soltanto cinque. Nell'epistola di Paolo a Tito, Tito capitolo 3. Leggiamo a partire dal versetto 4. Ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso di noi sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma per la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione
è il rinnovamento dello Spirito Santo. E leggo anche i versetti 6 e 7. Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Qui c'è un elemento in più. Il versetto precedente, la rigenerazione viene da una relazione con Cristo. È Cristo, è essere in Cristo, è avere una relazione con Cristo, è camminare con Cristo che produce in noi. Ma l'elemento in più qui è che è opera che per mezzo di Cristo lo Spirito Santo compie in noi. C'è un'opera dello Spirito Santo. Il fuoco, il concentrato viene sempre da Dio. Come a Nicodemo, Gesù disse: se non è nato di spirito, anche Paolo a Tito ribadisse la stessa cosa. Ma la domanda rimane: come Nicodemo, anche noi ci poniamo la domanda come? Come? C'è qualcosa che spetta a noi? O basta aspettare che sia lo Spirito Santo, che sia Gesù Cristo? C'è qualcosa che spetta a noi, perché il testo di prima, di Seconda Corinzi che abbiamo letto dice: se uno è in Cristo, significa che da parte mia necessita un rapporto, la creazione, la realizzazione di un rapporto con Cristo. Giusto? È chiaro? Ora adesso voglio entrare, e arrivo alla conclusione, sull'aspetto più pratico della questione. Ed è un aspetto talmente pratico, talmente evidente, che oso dire che il gran conflitto di cui come Chiesa crediamo l'esistenza si è svolto tutto su questo principio. Mi sono riletto, e adesso fra breve ricomincerò la terza rilettura, perché la divisione, ogni mattina ci leggiamo tre pagine di uno dei cinque libri della Wild, siamo arrivati ormai al gran conflitto di nuovo, e rileggendo per la seconda volta, e adesso lo scoprirò di nuovo quando lo sarà riletto la terza volta, 9 pagine su 10 del gran conflitto menzionano questo principio che ora vi vado a leggere in un testo biblico. Lo leggiamo, leggiamo il testo biblico, poi entro nella dinamica del gran conflitto. È nella prima epistola di Pietro, al capitolo 1. Prima Pietro, capitolo 1. E ci sarebbe da leggere un po' di versetti, ma ne leggiamo soltanto 2, il 22 e il 23. Prima Pietro 1, 22 e 23. Sono sicuro, sono sicurissimo che quando leggeremo questo testo e il breve commento che farò, vi renderete conto quanto per noi c'è da fare, quanto c'è parte della nostra azione, qual è la nostra responsabilità. Leggiamo Prima Pietro capitolo 1 versetti 22 e 23. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Qui si parla di un elemento in più. Qui c'è qualcosa di pratico dietro. Vi ho visto molto attenti finora, fate uno sforzo ancora per pochi minuti. Un ruolo fondamentale nel processo della rigenerazione
lo gioca la parola di Dio, la Bibbia. Questo è stato il grande motivo di tutti i riformatori, a partire dal primo riformatore, Pietro Valdo, per arrivare poi a tutti gli altri. Il secondo è stato Girolamo da Praga, il terzo è stato Giovanni Hus, il quarto è stato Martin Lutero, il quinto è stato Giovanni Calvino e subito dopo Zwingli, tutti i riformatori, ma a partire dai riformatori dell'Antico Testamento, Josaphat, per prenderne uno, hanno messo l'accento sul ruolo della Bibbia. Ed è su questo che si è scatenato per secoli il conflitto, la lotta, la guerra da parte del nemico. Pensate, per oltre 1500 anni, dall'inizio del cristianesimo, avere una Bibbia era praticamente impossibile, perché costava lo stipendio di un anno. Comprarsi una Bibbia costava quello che oggi potrebbe essere lo stipendio di un anno, uno stipendio basso. Poi nel 500 circa, poco prima di Lutero, Giovanni Gutenberg inventa la macchina, la stampante, la prima stampante, che era grande quanto una stanza 3x3, e il primo libro ad essere stampato è stata la Bibbia. E già per comprare la Bibbia uscita da quelle stampe ci voleva lo stipendio di 2 settimane, un grande cambiamento. Ma ecco che la Bibbia è arrivata, la riforma si è lanciata e la guerra contro la Bibbia non è terminata, perché da quell'anno, da quegli anni fino al 1800, le lettere pastorali contro la Bibbia sono state una quarantina, non solo da parte di lettere contro la Bibbia, la proibizione della Bibbia, e ci sono tutti i documenti, me li sono procurati perché ho sostenuto un esame con Tiziano Rimoldi su questo, ma c'è un altro fatto: è nata la critica alla Bibbia, ancora più tremenda della lotta contro la Bibbia, perché la lotta contro la Bibbia, se tu dici a un bambino non mangiare questo, cosa fa il bambino? È quello che vuole. E quindi c'è stata una ricerca ancora più segreta, ma più profonda della Bibbia. Ma quando poi invece viene fuori una critica e dice sì, questa è la Bibbia, ma chi mi dice che di questa Bibbia è come l'originale? Chi mi dice che non è stata cambiata? Chi mi dice che non sono state aggiunte delle cose non ispirate? E poi soprattutto, chi mi dice che chi ha scritto la Bibbia l'ha scritto per ispirazione divina e non ha attinto qua e là? Questo è stato detto, addirittura le prime 3 pagine della Bibbia si dice che Mosè non è stato, intanto, il primo capitolo è frutto di una tradizione, il secondo capitolo è frutto di un'altra tradizione. Siccome nel primo capitolo c'è il nome Dio, Elohim, è fonte eloista. Il secondo capitolo entra in campo Yahweh, è fonte yavista. Grazie a Dio. Grazie a Dio davvero. Il Signore sapeva tutto questo. E oggi abbiamo i dati, abbiamo i documenti, abbiamo le prove che non è vera questa critica alla Bibbia. Negli ultimi 40 anni, vi cito soltanto gli ultimi 40 anni perché dovrebbe andare un pochino più indietro per la più grande scoperta di cui si sa, quella che ha dimostrato che il testo biblico dal 500 avanti Cristo, l'Antico Testamento, ad oggi non è stato per nulla cambiato. Le scoperte dei rotoli del Mar Morto, avrete sentito parlare, sì, perché qui Mariano Coni ha fatto qualcosa. Ma quella scoperta non soltanto ci dice che la Bibbia non è stata cambiata, ma ci dà adesso le prove che la Bibbia è antica come gli autori della Bibbia dicono di essere vissuti. Ci vorrebbe molto tempo. Ma negli ultimi 40 anni, anzi direi di più, negli ultimi 30 anni,
Le scoperte archeologiche in favore della Bibbia sono state sbalorditive. Sbalorditive. Oggi non abbiamo più temi, non abbiamo più scuse. Satana ce l'ha messa tutta per distruggere questo libro. Gesù ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma di nulla di questa parola passerà. Ed è la Bibbia, dice questo testo di Pietro, lo strumento per il quale noi possiamo attingere, andare per avere la rigenerazione, la nuova nascita. Termino con il capitolo 2 di Prima Pietro. Ci sarebbe qui bisogno di leggere attraverso la nuova Diodati. Non so se qualcuno di voi ha la nuova Diodati nelle mani, forse l'avete nel cellulare, io ce l'ho qui nel computer, ma lo leggo dalla Riveduta, questa è la classica Riveduta. Gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode, e le ipocrisie e le invidie, ogni sorta di maldicenza, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Come bambini pur ora nati, la nuova nascita, crescete, e la nuova Diodati traduce: appetite il puro latte spirituale della parola. La Bibbia come strumento di rigenerazione, la Bibbia come strumento di crescita continua nella nuova nascita. Ma qui si gioca la battaglia, perché la Bibbia, adesso sì, c'è mio figlio che si sente la Bibbia con l'auricolare mentre guida, no, bisogna appartarsi, prendersi il tempo per stare solo con Dio, soli con Dio e la sua parola. La mia preghiera è che il Signore ci metta fame e sete di parola di Dio. Amen. Grazie Paolo per questo messaggio intenso e anche profondo che ci possa far riflettere. Chiedo ai diaconi per passare per l'offerta. Grazie. Signore Padre nostro, ti vogliamo ringraziare per la gioia che ci dai di essere qui nella tua casa e grazie a te abbiamo potuto dare un'offerta. Noi sappiamo che servirà per l'opera tua, perciò aiutaci, benedicici affinché possiamo essere sempre più generosi e ti preghiamo di benedire le mani di coloro che l'amministreranno.
affinché sia spesa secondo la tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché tu ce l'hai conservata e più il tempo passa, più è innalzata. Grazie, Signore, perché noi possiamo avere libero accesso ad essa. Permettici, Signore, di dare peso, importanza, valore al tempo che prendiamo per questa parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Che il Signore ci benedica, che il Signore ci guardi, che il Signore ci conservi e ci metta fame e sete della Sua parola. Amen. Dono di Lui, del Suo.